Il Bologna ce l'ha messa tutta per fare bella figura coi campioni d'Italia e il risultato è andato addirittura oltre le previsioni. Il Verona infatti è uscito sconfitto per 1-0 da uno stadio comunale che ha presentato la folla delle grandi occasioni, 30.000 persone a respirare l'illusione della Serie A. Stuzzicato dal confronto impari, il Bologna ha aggredito la squadra di Bagnoli, anche esponendosi ma comunque strappando applausi. Il Verona non si è a sua volta risparmiato, ma Elchiaer è apparso ancora lontano dalla forma migliore e Brigel, dopo mezz'ora, come avete visto, ha dovuto arrendersi ad uno stiramento sostituito da Bruni. Del Verona è in ogni caso l'occasionissima, capitata subito in avvio di ripresa quando Galderisi obbliga Zinetti ad un difficilissimo intervento. La risposta del Bologna è bruciante e decide la partita. Marocchino sulla fascia lancia Piangerelli, servizio corto per Marocchi che addirittura di tacco batte Giuliani. Il Verona non ci sta a perdere e prima Fontolan con un bel tiro da lontano, poi Elchiaer di testa da posizione ravvicinata mettono ancora alla prova il portiere bolognese. Poi la sarabanda delle sostituzioni e allo scadere due altre grosse occasioni, una per parte. Ma prima Zinetti riesce a precedere Galderisi e Di Gennaro proprio sulla linea e poi il portiere veronese Giuliani mette in angolo un violento tiro di Marronato.